E da quant'è che lavora qui? Che sta qui? Sono 10 anni che lavoro per la chiesa. Ok. E qui, questo, da quant'è che c'è questo presepe? 1956. Mamma mia. Lei di dov'è? Sono peruviana. Peruviana. Li fate anche in Perù i presepi? È una sì. Tradizione anche in Perù? Sì, sì. In casa li fate? Sì, sì. Ok. Fantasia senza avere nulla, bisogna avere la cultura di sapere quello che si fa, ci ispiriamo a Roma Spalletta, Borghi di Roma, però tutta fantasia nostra, si è troppo il mercato cinese che un po' rovina un po' tutto quanto, come un po' da tutti gli artigiani sta rovinando un po' tutti, perché non si apprezza il fattore di farlo a mano, certo, l'amore. Sì. In Ucraina c'è stata tradizione di presepio, anche in Ucraina c'è più tradizione fare presepio vivo, il senso che persone mettono costume e fanno scene, passano da casa a casa in paese, specialmente in paesi più piccoli. Ho capito. Invece in città grande, in città provinciale, però sempre al centro città fanno presepio. Presepio è una tradizione grande. Come a tutto il mondo. Ho capito. Certo, ogni nazione c'è. Ce l'hanno la sua caratteristica, però l'importante è tenere queste tradizioni e continuare. Sì, sì, sì. Io sono nato in Argentina, vissuto tutta la mia vita in Spagna, in Italia, quasi 30 anni ci sono. E quindi la tradizione del presepe è anche in Argentina? Sì, in Argentina, in Sud America. In Spagna. E devi pensare che i paesi latinoamericani, conquistati per gli spagnoli, hanno portato il presepio, primo a insegnarle agli indigeni, per quello ci sono i presepi etnici e latinoamericani. Del sud del Messico fino alla Terra del Fuoco, i latinoamericani sono un po' diversi. Ho capito. Tu a casa tua lo fai il presepe? Sì. Come colleziono presepi. Ho capito. Di quei presepi sono tantissimi anni che vendiamo, intanto facciamo le sculture in presepi, come quelli là è nostra. Presepi che adesso non ci sono più, ma lì. Sì. Presepe napoletano di quelli che ogni anno prendevano e mettevano fuori per il periodo natalizio, poi alla Befana lo prende e lo rimette via. Questa gente ce li ha in casa, li vengono in casa questo tipo così? Sì. Ho capito.
tra le cose è abbastanza bello per quello che è. C'è pure quello, faccio sì, un quadro. Sì, l'ho visto. Splendide. A posto.